Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo. In un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Luglio 2007, ultima puntata della stagione. Poi ci risentiremo a settembre. Io dico sempre ci rivedremo perché presupponiamo inizialmente proprio di dare di fornire ai nostri radioascoltatori una trasmissione più vista che sentita, quasi per far immaginare, proprio cerchiamo di descrivere meglio le cose, per cercare di proprio dire, perciò a volte ci rivediamo, in teoria ci rivediamo effettivamente. E bene, un saluto naturalmente a tutti voi, grazie per essere all'ascolto, che come dico sempre, o quasi sempre, siete la parte principale appunto di questa trasmissione, perché senza il vostro supporto uditivo chiaramente non saremmo qui naturalmente. Poi un grazie naturalmente, un saluto a Giuseppe Savoca dall'altra parte del vetro in cabina di regia. E partiamo, andiamo nel vivo appunto di questa puntata, in questo ricordo 14 luglio, ormai a metà mese. Poi avrete nelle prossime due settimane fino ad agosto, ci saranno sicuramente delle repliche delle migliori puntate dell'anno, insomma, ecco, della stagione. E comunque questa è l'ultima puntata, tra l'altro una puntata molto particolare, molto ho tenuto moltissimo a organizzare, in quanto ho ricevuto come direttore di Italimedia una lettera. Noi, come ben sapete, abbiamo sempre dato voce un po' alle cellule più deboli del nostro tessuto sociale, quelle che spesso sono in qualche modo calpestate, mortificate, schiacciate, direi, con i cingoli dall'arroganza e dal potere di pochi eletti. E in base alla lettera che mi è giunta come direttore di Italimedia, diciamo che in base a quello che c'è scritto si veniva a verificarsi proprio una situazione di questo tipo. Perciò, diciamo, leggendo appunto la vicenda nel contesto in cui mi è stata prospettata, mi sembrava giusto dare voce alle persone appunto che mi hanno contattato come direttore di Italimedia, e giustamente ho pensato anche di trasferire questo argomento, questa situazione insomma che viene denunciata. Non è sicuramente l'unica, purtroppo, ma ho pensato bene di trasferirla in radio. Appunto, Radio Roma e Italimedia, c'è sempre questo binomio che ci ha sempre visti in pole position quando si tratta di rivendicare diritti negati e calpestati, come dicevo appunto poc'anzi, da situazioni che a volte forse trascendono in qualche modo. Vabbè, questo mi riferisco ovviamente alla lettera che mi è stata spedita da due signori che fanno parte di degli inquilini di un comprensorio appunto che si trova a Roma, esattamente il 12° municipio, nei pressi del centro commerciale Granai, ecco, undicesimo, perché proprio sta a ridosso del 12° effettivamente come zona, undicesimo, e si tratta del comprensorio di Viale del Tintoretto 88. E c'è stato, tra l'altro, adesso vorrei spiegarvi, prima di entrare nel vivo della trasmissione, vorrei dire che nella lettera sono citati alcuni soggetti appunto implicati in questa vicenda. E io per dovere di cronaca ho dovuto chiamare a intervenire un po' tutti questi soggetti, tra cui si parla naturalmente del snocciolo i nomi dei soggetti interessati, che sono appunto la VIS SRL, poi i nostri protagonisti della vicenda, che direi quasi la definirei un po' kafkiana sicuramente, diranno insomma in che modo questi soggetti fanno parte appunto del contesto della vicenda stessa.
si tratta della VIS SRL, che fa capo appunto al dottor Giuseppe Statuto, che ne è il proprietario. E la VIS SRL ha pensato di non intervenire in questa trasmissione. Poi ci sono delle organizzazioni sindacali, rappresentate, sono il SICET e il SUNIR, rappresentate rispettivamente da Maurizio Savignano, che è appunto il segretario generale del SICET, e il signor Piero Ranieri, appunto, che è il segretario generale del SUNIA. Sono due persone citate nella lettera e io ho contattato naturalmente entrambi personalmente. E il signor Savignano ha detto che non vuole assolutamente intervenire a parlare della vicenda, e invece il signor Ranieri stava in vacanza e ha detto, quando in vacanza giustamente, non ha preferito continuare praticamente a godersi la sua vacanza senza intervenire in una questione che reputava appunto lavorativa. E ci sono anche veramente un attacco piuttosto duro nei confronti di tre notai. Io ho contattato tutti e tre. Per quanto riguarda i notai Bianchi e Cecere, non sono intervenuti, cioè mi hanno stato risposto che stavano fuori, purtroppo non era possibile rintracciarli. Per quanto riguarda il notaio Antonio Mosca, assolutamente ha detto che non gli interessava intervenire in trasmissione. Questo per dovere di cronaca, chiaramente. E c'è qualcuno che mi ha chiesto invece, visto che già qualche tempo fa è stata mandata una lettera al giornale dell'amico e collega Maurizio Belpietro, ex direttore del Tempo, attualmente del giornale, che è stato, diciamo, costretto a smentire quello che era l'articolo che era stato pubblicato appunto sul quotidiano diciamo diretto appunto da Belpietro. E praticamente in questo caso c'è stata una pubblicazione della lettera integralmente, perciò dagli media non è stato realizzato assolutamente un articolo, è stata sicuramente pubblicata una lettera, e la smentita non potrà esserci altrimenti se non con un'altra lettera che io potrei pubblicare. Per quanto riguarda la radio invece non è prevista nessuna smentita appunto da quella che sono le direttive dell'ordine dei giornalisti, perché nel caso della radio, se le persone interessate vengono chiamate a partecipare e non partecipano, rinunciano al diritto di smentita. Questo tanto per puntualizzare alcune situazioni. Bene, a questo punto io però, prima di entrare nel vivo della trasmissione, mi fermerei un attimo, perché come sempre abbiamo scegliamo una come colonna sonora le canzoni di un artista. In questo caso abbiamo scelto un gruppo che sono i Nomadi, con delle canzoni molto sicuramente eloquenti e rappresentative per quanto riguarda il tema in questione. E io la prima canzone che vorrei ascoltare appunto dalla voce dei Nomadi è una canzone molto bella, tra l'altro scritta da Francesco Guccini, che è Canzone per un'amica. E la linea passa a Giuseppe Savo per regia, in capitolo di regia, poi rientriamo in studio per entrare appunto nel vivo della trasmissione che vi ho appena presentato. Canzone per un'amica, i nostri amici PS, con un PS, siete sempre con noi. Dopo questa bellissima canzone appunto dei Nomadi, che è scritta da Francesco Guccini, tra l'altro oggi in questo sabato in qualche modo una canzone che parla di stragi del sabato sera, in qualche modo di incidenti, è un po' anche un monito, è un avvertimento insomma a tutti i giovani che questa sera escono, vanno in discoteca, insomma andate piano, perché la vita si può perdere proprio in un attimo, come è successo appunto all'amica di Francesco Guccini. Bene, ritorniamo appunto a parlare di quello che è l'argomento che vi avevo preannunciato. Ripeto, ho ricevuto una lettera di diverse pagine, di un grido di angoscia, proprio di rabbia, che si eleva dal comprensorio di Viale del Tintoretto 88 a Roma, e firmata appunto dall'ingegnere Alberto Rasile e dal signor Stefano Campolo. E praticamente parla di una vicenda, come ho definito prima, direi piuttosto kafkiana.
tra l'altro anche piuttosto complessa. Diciamo che sicuramente se io adesso stessi qui a spiegarvi quello, appunto, entrare nel merito appunto di tutta la vicenda, probabilmente non riuscirei a trasmettervi effettivamente i fatti in maniera precisa, come possono fare giustamente le persone che mi hanno contattato e che sono appunto ospiti.